riguardo il bilancio previsionale 2014 di Roma Capitale, e ovviamente sono stati degli interventi molto duri, interventi molto duri anche perché abbiamo sottolineato la contraddizione in termini: il bilancio previsionale non può essere approvato ad agosto, come è intuitivo, diciamo. E questo proprio a dimostrazione di quanto il Comune di Roma, nel Comune di Roma ci sia pochissima pianificazione, tutte le scelte importanti vengano prese in fretta e in furia, molto spesso al di fuori delle sedi istituzionali, e quindi in questo modo comportando un aumento dei costi e un calo del servizio, che è proprio quello che sta avvenendo con questo bilancio: aumento generalizzato delle tasse, tra i più gravi pensiamo ad esempio alla tariffa rifiuti, dove ci sarà, dove è previsto il decimo aumento consecutivo, il decimo aumento annuale consecutivo, che ha raggiunto quasi il 70%, a fronte di un servizio che è totalmente inesistente, perché come abbiamo potuto notare in questi giorni le strade della città sono letteralmente invase dai rifiuti. Stesso discorso per quanto riguarda i trasporti pubblici, quindi proprio per questo motivo abbiamo annunciato, annunceremo battaglia da qui in avanti per far sì che almeno i nostri ordini del giorno vengano approvati per correggere un minimo il tiro a questo bilancio. Invece mi sono concentrata su quegli aspetti che sono di mia competenza, quindi la scuola, le politiche sociali e la cultura, e ho sottolineato che questo bilancio previsionale non contenga sostanzialmente alcuna previsione di risorsa nei confronti dei servizi relativi a questi temi. Sostanzialmente i servizi sociali vengono tagliati drasticamente, significa lasciare i cittadini nel totale sconforto e nella totale disperazione. Pensiamo all'assistenza domiciliare, pensiamo al trasporto dei disabili e dei bambini che vanno a scuola, pensiamo a alcune miriade di servizi che di fatto ormai il Comune non riesce più a garantire perché ha 43 milioni di euro bloccati, completamente bloccati. E questo è gravissimo perché a fronte di un aumento generalizzato delle tariffe, che come abbiamo detto in alcuni casi è doveroso, perché queste tariffe, ossia soldi che devono entrare nelle casse del Comune, alcune di queste sono parametrate a livelli assai risalenti, quindi è doveroso ricorreggere e riaumentare queste tariffe. A fronte però di questo devono essere forniti dei servizi, questi servizi non ci sono, non sono previsti neanche da qui a 3 anni. Nel bilancio previsionale triennale in realtà vediamo come anche un'invarianza che c'è stata sul comparto scuola si trasformi in realtà in un taglio con dei molto gravi servizi alle scuole, ai nidi e ai progetti. Quindi per noi il bilancio è irricevibile e sicuramente non è. Questa urbanistica ha sicuramente un forte impatto negativo sul bilancio, su questo e sui prossimi, ma anche e soprattutto sulla vita dei cittadini. Sono del tutto fallite le centralità descritte da Veltroni, si è invece continuato a costruire indiscriminatamente. Il Marino sta facendo esattamente la stessa cosa. Mi ha parlato quindi poi di patrimonio, con i soliti problemi. Noi non sappiamo quali sono i nostri immobili, il censimento non è stato completato, ancora ci sono i furbetti che, pur essendo ricchi, occupano i nostri appartamenti pagandoli 2 soldi. Tutto questo non è più ammissibile. Noi lo stiamo ripetendo da un anno e quindi per noi questo sarà anche un momento di bocciatura di questo primo anno di governo Marino. Cosa succede adesso? Ci sarà la pianificazione delle prossime attività di aula, per sapere quando parleremo anche dei nostri migliaia di emendamenti e ordini del giorno. Quindi sarà molto importante da parte nostra comunicare a tutti quali saranno le date importanti e chiedervi ancora una volta di partecipare, perché solo così riusciremo veramente ad arginare quest'onda nera. A tutti, per il gruppo del Movimento 5 Stelle questo bilancio è indegno e irricevibile. Il sindaco Marino si è presentato agli elettori all'insegna della discontinuità. Questa discontinuità in questo bilancio non si vede. Le spese per il sociale di cui la città ha bisogno, visto che Roma spende molto meno in rapporto ad altri comuni virtuosi, continuano ad essere sempre più compresse, nel mentre vengono innalzate tutte le tasse locali, TASI, COSAP, tassa di soggiorno, servizi a domanda individuale, asili nido, trasporto scolastico, anche la TARI. Nel mentre le nostre città e le nostre strade sono invase dai rifiuti, la tariffa sui rifiuti continua a lievitare perché il piano finanziario di AMA continua a lievitare. Senza contare che poi c'è la questione del centro AMA di via Salari, che fa vivere letteralmente nella puzza un intero quartiere del terzo municipio, per cui non vengono fatti investimenti. Gli sprechi dell'amministrazione stanno tutti lì, noi gliel'abbiamo segnalate con varie proposte, tanto perché non collaboriamo
nella commissione di revisione della spesa ed anche con le varie mozioni che abbiamo presentato in aula, che sono passate ma che sono rimaste inattuate. I bilanci delle società municipalizzate continuano a lievitare, la perdita di ADAC aumenta, così tante altre società municipalizzate. Abbiamo parlato in aula severamente di quanto ha fatto Roma Metropolitana riguardo agli accordi col General Contractor, una semplice società come Farmacap che gestisce 44 farmacie è riuscita a perdere 15 milioni di euro. Tutte cose che non noi, ma che l'OREF, l'organismo di revisione finanziaria, ha segnalato al Comune in sede di valutazione di questo bilancio. Tutti gli sprechi dell'amministrazione continuano a star lì, a cominciare dagli affitti d'oro. Tutte cose che noi abbiamo segnalato, che il piano di rientro fatto da questo sindaco ha anche in parte previsto, ma che non si vedono su questo bilancio. Quindi fin tanto che noi non vedremo una vera discontinuità su questi temi, sui temi per noi basilari della riduzione degli sprechi, dello stop al consumo del suolo, di investimenti per una mobilità diversa e sostenibile, tutti impegni che il sindaco aveva preso in campagna elettorale, in parte come avevamo detto copiando il nostro programma, per noi sarà battaglia. Quindi già su questo bilancio per noi sarà una battaglia autentica, siamo pronti a colpi di emendamenti, sì, ostruzionismo vero e proprio, a tenerli in aula fino veramente a Ferragosto ed anche oltre. Quindi seguiteci, supportateci, contribuite, mandate le vostre idee e venite in aula, noi siamo pronti a combattere contro questa giunta che nulla sta facendo di quello che si era impegnato a fare. Ciao a tutti.